Carissimi amici, buonasera, bentornati sul mio canale. Questa sera faccio un video di commento ad una situazione di strettissima attualità. Come molti di voi sapranno, Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, ha chiesto che questa sera, 21 dicembre 2022, dalle 19 alle 20, tutto il mondo spenga le luci in segno di solidarietà al popolo ucraino che a suo dire è senza energia elettrica al buio e al freddo. Sono le 18:46, tra 14 minuti dovrebbe scattare appunto questo blackout volontario richiesto da Zelensky ed io dico con grande chiarezza che non aderirò a questa proposta. Non spegnerò le luci, non rinuncerò a guardare il telegiornale, ma vivrò la mia vita come sempre ho fatto. L'appello di Zelensky in Italia è stato raccolto dal Partito Radicale sulla sua pagina ufficiale di Facebook ha scritto: Sosteniamo la proposta per un blackout mondiale di un'ora lanciata dal presidente Zelensky e rilanciamo la nostra richiesta, già inviata a tutti i comuni italiani, di esporre la bandiera dell'Ucraina e illuminare con i suoi colori i monumenti cittadini dal 24 dicembre al 6 gennaio. Da esattamente 300 giorni, l'Ucraina sta subendo la violenta aggressione della Russia di Putin, che sta conducendo una guerra in violazione di qualsiasi norma e principio internazionale e umanitario. La volontà di sterminio del popolo ucraino è chiara nel momento in cui gli obiettivi dell'esercito russo sono concentrati soprattutto sui civili. Con l'arrivo dell'inverno, Putin ha deciso di utilizzare anche l'arma del freddo, colpendo le infrastrutture energetiche ucraine e condannando la popolazione a vivere e a morire al buio e al gelo. In questo momento l'80% della regione di Kiev è senza corrente. Per questo il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto alle istituzioni e ai cittadini di tutto il mondo, in segno di solidarietà, di spegnere le luci per una sola ora, oggi 21 dicembre, dalle 19 alle 20, ora italiana. La solidarietà italiana deve arrivare forte e decisa agli ucraini che stanno combattendo anche per la nostra libertà. Bene, io chiaramente, chi mi conosce lo sa, prendo le distanze da questo comunicato, assolutamente non aderirò alla richiesta di Zelensky. Tra l'altro, non è neppur vero che l'80% di Kiev è al buio, è una percentuale assolutamente non verificata e non verificabile. C'è una narrazione, del mainstream dell'informazione, del mainstream occidentalista filoamericano che, descrive l'Ucraina come la povera sciagurata, la povera disgraziata, una narrazione che non tiene conto di tutto quello che l'Ucraina ha fatto negli anni precedenti nei confronti di quegli ucraini di cultura e lingua russofona che legittimamente, professavano e vivevano la loro cultura. Più vicina alla Russia che all'Ucraina. Dopodiché, nei giorni scorsi, come ben avrete appreso dagli organi di stampa, Zelensky pretendeva che la FIFA, in Qatar, prima dell'inizio della finale dei campionati mondiali di calcio, gli desse uno spazio per fare il suo ennesimo intervento mediatico, strappalacrime a cui ci ha ormai abituato da oltre 300 giorni. Zelensky è un personaggio che arriva dal mondo dello spettacolo, gli piace stare sotto i riflettori, gli piace fare la star, però bisogna tener conto che non tutta l'Europa e non tutto il mondo è dalla parte dell'Ucraina. L'Unione Europea come istituzione ha preso posizione assolutamente pro-Ucraina, la stessa cosa l'ha fatto il governo di Giorgia Meloni. Non tutti gli italiani sono favorevoli a sostenere l'invio di armi all'Ucraina, il sostegno economico all'Ucraina e le sanzioni alla Federazione Russa. Dobbiamo anche dire che le sanzioni alla Federazione Russa le stiamo pagando noi, le stanno pagando le famiglie monoreddito, le stanno pagando i pensionati, le stanno pagando gli anziani, le stanno pagando
le persone che sono in difficoltà economica, le persone che sono in cassa integrazione, le persone che hanno perso un lavoro, le persone che un lavoro non ce l'hanno, perché l'aumento dell'energia, l'aumento dei carburanti, l'aumento del gasolio, l'aumento del gas, lo stiamo pagando noi e lo stiamo pagando per via di sanzioni assurde e assolutamente folli fatte alla Federazione Russa di Vladimir Putin. Quindi è notizia di oggi, tristissima notizia, che un condominio di Milano starà senza riscaldamento perché non ha i soldi per rifornire il container condominiale che fornisce il riscaldamento centralizzato. Ora voi capite che se il popolo italiano deve morire di freddo o deve vivere di ristrettezze, o deve vivere di stenti per sostenere un popolo come l'Ucraina che non fa parte dell'Unione Europea, che non fa parte della NATO, questa è una cosa assolutamente folle. Visto che la solidarietà totale ed incondizionata a Zelensky e all'Ucraina è un'idea geniale di Joe Biden e di tutto quello che è il mainstream della tecnocrazia europea, dell'Unione Europea, allora che siano queste istituzioni a pagare il riscaldamento delle persone che non hanno più i soldi per pagarlo. Io non vedo per quale motivo dobbiamo noi spegnere la luce per dare solidarietà ad un popolo grazie al quale noi stiamo vivendo ristrettezze economiche, ristrettezze energetiche. E faccio presente che i dati non sono miei, ma è Confcommercio che lo dice: quest'anno i consumi in vista del Natale, gli acquisti natalizi, gli acquisti enogastronomici caleranno vertiginosamente perché la gente o paga le bollette o fa i regali. Quindi stiamo danneggiando anche la nostra economia, il nostro commercio, il nostro artigianato. Detto questo, dissento completamente e totalmente dalla proposta fatta da radicali italiani di leggo, aspettate che vado a leggermi il testo, della richiesta già inviata a tutti i comuni italiani di esporre la bandiera dell'Ucraina e illuminare con i suoi colori i monumenti cittadini dal 24 dicembre al 6 gennaio. Io da questa cosa prendo assolutamente le distanze, anche perché in un momento di crisi energetica come questo i monumenti si potrebbero tenere spenti, altro che ancora andarli a illuminare con i colori dell'Ucraina. E per quanto riguarda le bandiere, direi che proprio non è il caso, perché la bandiera dell'Ucraina i comuni non ce l'hanno in dotazione e pertanto dovrebbero acquistarla. Per cui con altri soldi pubblici, dei pubblici contribuenti, trovo assolutamente assurdo che vengano acquistate le bandiere dell'Ucraina. Quindi dissento da tutto questo assolutamente demagogismo pro-Ucraina. Non spegnerò le luci dalle 19 alle 20 e spero che tra voi che mi seguite molti facciano la stessa scelta. E soprattutto chiedo formalmente, come cittadino, come contribuente, come italiano, alle istituzioni di prendere una posizione super partes, quindi né con l'Ucraina né con la Federazione Russa, in ossequio anche al nostro articolo 11 della Carta Costituzionale che dice l'Italia ripudia la guerra. Se il brutto e cattivo Putin sta antipatico a Biden, che se la veda Biden. Non dobbiamo essere noi a pagare le scelte geopolitiche folli di Joe Biden e dell'Unione Europea che in modo assolutamente arbitrario ha preso una posizione pro-Ucraina dalla quale io prendo formalmente le distanze. Colgo l'occasione per ricordare a tutti i politici, politicanti, politicucci che sostengono l'Ucraina, che mandano soldi in Ucraina, che comprano i generatori per l'Ucraina, che pagano la ricostruzione delle scuole in Ucraina, che ci sono tantissimi cittadini italiani che dormono in macchina, che dormono al freddo, che hanno uno sfratto esecutivo in corso, che vanno a mangiare alle mense della Caritas, che vanno a mangiare alle mense dei poveri. Ci sono tanti italiani che questo Natale non riusciranno nemmeno a comprarsi un panettone, ci sono tanti italiani soli ed abbandonati e questi italiani dovrebbero avere la priorità su gente che invece sta a molte migliaia di chilometri da noi, che non appartiene all'Unione Europea, che non appartiene alla NATO e con la quale non abbiamo nulla a che spartire. Quindi è tanto facile andare a vedere le magagne a casa d'altri, guardiamoci le magagne a casa nostra, perché gli italiani che sono al freddo, che soffrono la fame, che non hanno i soldi per farsi la spesa,
hanno la stessa dignità umana di questi ucraini che tanto interessano a una certa sinistra e purtroppo, devo dire, anche a una certa parte di centrodestra, perché ormai fa trend stare dalla parte dell'Ucraina. A tutti auguro una buona serata e un buon proseguimento. Alla prossima!